telegiornale regionale. Dunque, c'è chi in tempo di crisi ha deciso di investire. Il caso di 9 imprenditori artigiani di Avio che, grazie a Trentino Sviluppo, si sono divisi gli spazi di Calzedonia che si è trasferita in un'altra sede. Attualmente impiegano 22 persone, ma l'obiettivo è di aumentare l'occupazione. Li ha incontrati per noi Gabriele Carletti. Dove fino a 2 anni fa si producevano calze e collan, oggi ci sono falegnami, carrozzieri e carpentieri, 9 piccoli imprenditori di Avio, 8 già attivi che si sono divisi un'area produttiva dismessa, 10.000 metri quadrati che Trentino Sviluppo ha acquistato dal gruppo Calzedonia per creare un condominio produttivo. Franco Antonelli con la sua falegnameria è uno degli inquilini, ha lasciato la bottega in paese per acquistare un lotto. Centro abitato, il problema è un po' fare impianti, aspirazione, polveri. Qua si possono fare, insomma. L'area scelta da Gabriele Secchi per la sua carpenteria metallica sarà pronta in autunno. Speriamo, insomma, che tutto vada bene, noi è una scommessa che facciamo per il futuro. Secchi è un ex operaio che 6 anni fa ha aperto un'azienda e investe in questa fase di crisi. Siamo piccoli artigiani, siamo io e mio figlio, e dopo vedremo quando ci siamo stabiliti qua di aumentare l'organico. Lo abbiamo chiamato condominio produttivo, Damiano Azzetti ci spiega perché. Abbiamo degli spazi comuni, abbiamo i contatori dell'energia elettrica, dell'acqua in comune, perciò abbiamo un amministratore del condominio e io mi faccio da portavoce per tutti gli artigiani. Il sostegno di Trentino Sviluppo è stato fondamentale, come il lavoro dell'architetto Daniela Salvetti, che li ha messi attorno ad un tavolo per assegnare gli spazi. Il risultato è arrivato, è stata una soddisfazione per tutti, proprio perché dovevano collaborare tra di loro e anche adattarsi. Fra assessorato ed associazione serve un nuovo patto, lo ha detto l'assessore Cristian Tomasini, incontrando ieri sera al centro Trevi di Bolzano i rappresentanti di oltre 100 associazioni culturali del mondo italiano. Ma il livello polemico su contributi e democrazia nelle decisioni rimane molto alto. L'assessore impiega quasi un'ora per spiegare le linee guida della sua politica culturale. Troppo tempo per molti rappresentanti delle associazioni che fremono per dire la loro. C'è chi si sente minacciato nella sopravvivenza, altri discriminati e bistrattati o lamentano scarsa trasparenza e democrazia nell'assegnazione dei contributi. Le linee generali interessano poco, cultura nei quartieri, bilinguismo, apertura di orizzonti, dice Tommasini. Sono il nostro pane quotidiano, si risponde da una platea nervosa. I contributi sono rimasti invariati un po' per tutti, afferma Tomasini. Noi non riusciamo a capire i conti, risponde il Comitato delle Associazioni Cooperative. Questo rendiconto ci è stato appena dato e le cifre non corrispondono. L'atmosfera è incandescente, sotto accusa ripetutamente la cooperativa 19, che ha portato a casa i 150.000 euro per la seconda fase di Bolzano Capitale Europea della Cultura. Ma io quel bando non l'ho letto, attacca Andreas Perugini della Coop Cineforum. Tomasini cerca di smorzare i toni più alti, ammette che la consulta culturale è molto sotto attacco e tutta da rivedere. Un fendente pesante arriva da Lidia Menapace, che contesta l'affermazione di Tomasini: la cultura produce benessere, anche economico. Questo è un riflesso stanco della scuola di Francoforte che ha prodotto l'industria culturale. La cultura, dice Menapace, non serve a produrre profitto. Tomasini non fa una piega e annuncia: discuteremo di questo in un convegno. Per contrastare la perdita di turisti italiani, campagna a tappeto di Trentino Marketing sulle reti radiofoniche RAI. Sentiamo Rocco Cerone. Chi sei? La noia. E cosa ci fai nella mia valigia? Vengo in Trentino con voi. Ma figurati. No, sto con te quando tuo marito va per funghi. Grazie, ma io mi rilasso alle terme. E se piove? Marte Castello del Buon Consiglio, ok? Sì, è proprio la noia ad asfatare la protagonista dei 2000 spot trasmessi da Trentino Marketing sulle tre reti radiofoniche RAI per tutto il mese di giugno. 300 milioni di contatti stimati, costo 350.000 euro. Parti per il Trentino e lascia a casa la noia. Goditi un mondo di sport, natura e cultura nel cuore delle Dolomiti. Scopri la tua vacanza ideale su visittrentino.it. Ma mi porti un ricordino? Un Trento Doc, così ci brindi con gli amici. Io non ne ho di amici.
Poi partirà la campagna anche sulle reti televisive Rai, legando le previsioni del tempo ad alcuni dei più bei scorci del Trentino per invogliare a visitarli, con il bello e il cattivo tempo. Dopo i numeri non esaltanti dell'inverno, si spera in questo modo di riequilibrare soprattutto le perdite di turisti italiani colpiti dalla recessione economica, come sottolinea Paolo Manfrini di Trentino Marketing. Noi speriamo di mantenere i livelli dello scorso anno, insomma siamo ottimisti su questo. Dopo dipende anche molto da zona a zona, nel senso che le zone, gli ambiti turistici che hanno puntato molto sui mercati esteri riescono a compensare il calo della clientela italiana. Ed ora, come abbiamo anticipato nei titoli, parliamo di feste vigiliane. Primo collegamento in diretta con Nereo Pedersoli, che in via Garibaldi alla porta d'accesso delle feste. Dunque parliamo di programma. Sì, siamo davanti a Porta San Vigilio, praticamente la porta che apre alle feste vigiliane. Le feste vigiliane che entrano nel vivo con queste, sentite già che i ciusi e i gobi si stanno scaldando. È difficile parlare di scaldarsi in questo momento perché fa davvero caldo. Immagino che tra queste tute sia davvero una sofferenza. Le feste vigiliane quest'anno sono un po', se vogliamo, anche a risparmio. Tanti i privati che hanno contribuito alla manifestazione. Una manifestazione che avrà un cartello pieno di iniziative, ma ci saranno anche spazi per la solidarietà. Qui al mio fianco c'è il banchetto organizzato dal consorzio turistico della Proloco, della Varrendena, per dare un sostegno alle popolazioni terremotate dell'Emilia con una vendita solidale di parmigiano reggiano. Questa è una delle iniziative. Tra poco inizierà la sfilata e si entrerà nel vivo, ma di questo parleremo nel secondo collegamento. Linea allo studio. E le feste vigiliane fanno scoppiare però anche la polemica sugli asili nido, che in occasione della festa del padrono, il 26, chiuderanno addirittura la prossima settimana per l'intera settimana. Francesca Gerosa, consigliere comunale del PDL, in una nota spiega che la chiusura per 5 giorni mette in grave difficoltà le famiglie e si pone in pieno contrasto con le politiche di pari opportunità e di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia. Gli abitanti di via Garibaldi a Bolzano vivono in una situazione di degrado quotidiano. Il comune non fa niente. La denuncia del PDL bolzanino, che chiede all'amministrazione un intervento deciso. Il palazzo di via Garibaldi 20 a Bolzano, spazzatura, uomini che dormono sulle scale, bombole del gas lasciate per strada, un appartamento di proprietà di un dipendente comunale affittato in nero fino allo scorso ottobre a 8 immigrati. L'elenco di Maria Teresa Tomà del Lungo, la consigliera comunale del PDL, mostra le foto scattate nei giorni scorsi. La situazione è questa, dice, e nelle cantine ci sono anche gli spacciatori, senza contare poi i problemi economici. Visto il degrado della zona, questi appartamenti non valgono nulla, vengono svenduti a stranieri che poi non pagano. Il condominio ha 80.000 euro di debiti che, se non saldano gli attuali proprietari, andranno in fallimento. L'ultimo controllo dei carabinieri e dei vigili urbani risale allo scorso autunno. Il PDL chiede però un monitoraggio costante. Servono le telecamere e un'area riservata alle forze dell'ordine, dice il coordinatore del partito Alberto Sigismondi. Secondo Tomada servirebbe anche un intervento continuo dei mediatori culturali. Dietro questa situazione di degrado, aggiunge la consigliera, potrebbe nascondersi un tentativo di speculazione. Voci di corridoio, non so quanto fondate, dicono che vogliono alcune forze, vogliono apposta far degradare tutta quella zona, infatti anche l'Hotel Alpi è stato venduto, perché il progetto della Reale è troppo in là e quindi l'idea è di far perdere valore a questi appartamenti, che te ne compri uno con 20-30 mila euro che non valgono nulla, buttare giù tutto e fare un bel centro commerciale. Sono arrivati da Baviera, Svizzera e Austria, ma anche da realtà più piccole come Liechtenstein o il Lussemburgo. In comune hanno il ruolo politico, segretari organizzativi dei partiti popolari di quei paesi. Ogni anno si ritrovano assieme per confrontare problemi e strategie. Questa volta ad ospitale è stata la SVP. Un lungo incontro dedicato tra l'altro alle questioni di interesse europeo, all'utilizzo dei mezzi di comunicazione. Ai margini del programma anche un incontro informativo sul tunnel del Brennero.
E il Trentino, tra le regioni e le province italiane, è la realtà che ha utilizzato il massimo delle risorse previste dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007-2013. Sono 201 milioni già impegnati, il 92% dei 218 milioni previsti nell'arco dei 7 anni di progetto. Hanno beneficiato degli interventi 55.000 trentini, il 47% occupati, il 31% disoccupati, il 22% studenti. Per quasi il 70% sono persone che rientrano nella fascia d'età tra i 25 e i 54 anni. Nell'ambito dei soggetti svantaggiati che hanno beneficiato degli aiuti, il 40% è costituito da disabili. Non piace a CGIL e UIL il disegno di legge governativo che introdurrà una graduale privatizzazione della Croce Rossa. Il nuovo ente dovrà ripianare i debiti e ricollocare il personale. In Alto Adige sono a rischio 50 posti, di cui una trentina precari. Oggi i due sindacati hanno indetto un sit-in di protesta in via Museo Bolzano e consegnato una petizione al commissario del governo. Sindacati in soccorso della Croce Rossa. Un paradosso? Niente affatto. In ballo c'è la temuta bozza di decreto discussa dal governo sulla privatizzazione dell'ente. Prevista la trasformazione della CRIN, un'associazione privata di volontariato di interesse pubblico sostenuta per lo più da fondi privati. La metamorfosi dovrebbe scattare dal 2013 alla fine della fase di commissariamento dell'ente. La lettura della bozza solleva timori. Che non vi sia più un servizio pubblico di soccorso alla popolazione e di aiuti umanitari. E prevede inoltre che vengano messi a rischio tutti i posti di lavoro, sia del personale a tempo determinato che del personale a tempo indeterminato. Teniamo presente che a livello nazionale sono 4.000 posti di lavoro. A Bolzano abbiamo 48 persone in servizio, di cui anche qui una trentina sono precari. Di qui la protesta che scende in strada sotto la regia dei sindacati della funzione pubblica, che delineano uno scenario. Se Croce Rossa dovesse sparire, sparirebbe un ente statale, sparirebbe comunque un'amministrazione statale, rimarrebbe poi il servizio affidato all'altra organizzazione che è Croce Bianca, e questo probabilmente potrebbe aprire dei problemi di natura giuridica sul fatto che questo servizio sia esternalizzato. Prima settimana per Summer Jobs, il progetto del Comune di Trento che vede coinvolti i ragazzi tra i 16 e i 17 anni impiegati in lavori città. Li ha raggiunti per noi Manuel Codignoni. Eccola qui, la prima squadra a lavorare indefessa sotto la canicola di Piazza Dante. 6 ragazzi, altrettanti ce ne sono a Piazza Venezia, armati di zappa, vanga, scopa e carriola, a ripulire da erbacce e sporcizi il parco. È una delle prime squadre dei ragazzi del Summer Jobs, il progetto del comune che impiega giovani di 16 e 17 anni a far lavori per la città di Trento. Sono ragazzi che lavorano nei nostri parchi e giardini, che lavoreranno insieme a Adris in piscina, nella biblioteca della piscina, che lavoreranno in alcune aziende come Dolomiti Energia della nostra città, che lavorano presso famiglie cooperative della circoscrizione di Povo. Il progetto costa 30.000 euro ed è finanziato per l'80% dalla provincia. Ha avuto un successo inaspettato. Per 107 posti sono arrivate, pensate, oltre 200 domande, e ne sarebbero arrivate anche di più se il comune non avesse stoppato i nuovi pretendenti. Al di là del guadagno, i ragazzi prendono 5 euro lordi all'ora. La finalità è educativa. Si abituano ad assumersi responsabilità e a, come dire, imparare che ci sono delle regole e che ci sono dei percorsi per diventare autonomi. E ce lo conferma anche l'educatore che segue i ragazzi in Piazza Dante. I ragazzi sono molto motivati da questa collaborazione che è nata, hanno legato tra di loro, sono nate anche delle amicizie. Riusciamo, nonostante il tempo, il caldo e il sole, a creare un gruppo unito, c'è tanta collaborazione e voglia di fare. Ed ora torniamo in diretta alle feste vigiliane. Nereo Pedersoli è un ospite. È diretta? Sì, siamo di nuovo in diretta dalla parte opposta del Borgo San Vigilio e siamo con il patron, si potrebbe dire, di questa iniziativa, Guido Marossini, un'iniziativa che nasce quest'anno un po' sotto l'insegna della sobrietà. Sì, è nata così, però devo ringraziare veramente tutti quanti i privati, gli sponsor che hanno aderito a questa iniziativa dicendo noi ci siamo, non vogliamo far mancare le feste vigiliane alla città. Una città tutta in festa con i ciusi, i gobi, qui abbiamo i ciusi che sono forse l'anima più vigorosa, il suo portavoce. Io sono il presidente Sandro Bottura della confraternita Ciusi Gobi, siamo qua
anche quest'anno per far divertire la città. Speriamo che il 26 di essere tutte contenti e di aver fatto una bella festa. L'uro di battaglia è sempre pronto comunque, sempre giusto? Sempre pronto l'uro di battaglia. Sì, però quest'anno non ci sarà solo l'uro di battaglia. In questa canicola, solitamente le feste vigiliane erano nate fondamentalmente durante il carnevale, ma l'hanno traslate durante il patrono, questa di sfida tra Giusy e Gobi. Quest'anno c'è spazio anche per la solidarietà. Ci saranno una vendita di formaggi parmigiano reggiano dei caseifici danneggiati dal terremoto in Emilia, ma c'è anche un'iniziativa di un gruppo di artisti che venderanno le loro opere. Lei è un po' il coordinatore di questa iniziativa. Sì, sono un po' il coordinatore. Nell'ambito di queste vigiliane 2012 ci sarà da parte dell'Istituto delle Arti di Trento e Rovereto un'asta di solidarietà domani, venerdì, alle 19.30 in via Santissima Trinità numero 6. Durante le feste vigiliane ci sono tantissimi artisti, ma ci sono anche tantissimi artigiani. Banchetti per la compravendita di prodotti agroalimentari, ma anche tanto artigianato artistico. Un modo proprio per far coinvolgere tutta la città in questa iniziativa, in questa grande festa che avrà anche l'appuntamento più importante con il Palio dell'Oca sul fiume Adige. Il fiume di fatto torna nel suo alveo, torna in città con tutta una serie di iniziative legate a questa iniziativa. Però non dimentichiamo che ci sarà anche il gran finale, prima dei fuochi d'artificio, questa di sfida e poi ovviamente una miriade di eventi. Certo, noi abbiamo 120 eventi, gioco di parole, all'interno del programma dei 6 giorni. Ce n'è per tutti, c'è il parco dei bambini, ci sono musica, non musica. E questi volontari che soffrono un po' le pene dell'inverno sotto sto costume, presumo che non sia... È pesantino, sì, però si fa volentieri perché ci divertiamo e il nostro motto, come è scritto nel nostro statuto, divertiamoci per divertire, è quello che ci porta fino... Adesso inizia la festa, ci sono tante iniziative... Avremo modo di riparlarne, intanto restituisco la linea allo studio. E dunque in questo fine settimana tutte le feste vigiliane. Intanto è di San Michele all'Adige, studia giurisprudenza, la nuova Miss Trento, conosciamola meglio, con Gianfranco Benincasa. Piazza Fiera, in attesa di cedere la ribalta alle feste vigiliane, ha fatto teatro all'elezione di Miss Trento 2012. La più bella della città, secondo la giuria, è Sara Zanotelli, 22 anni, di San Michele all'Adige, studentessa di giurisprudenza. Sorriso e portamento l'hanno fatta prevalere sulla 18enne Daniela Zanzotti, terza classificata Arianna Pozzatti, 20 anni. Per qualcuna delle giovani aspiranti Miss, non solo l'esame di bellezza, ma oggi anche la seconda prova dell'esame di maturità. La serata è stata condotta da Sonia Leonardo, che ha introdotto le varie fasi della gara, alternate da momenti di spettacolo e dalle varie sfilate con abiti di alta moda made in Trentino. Molti gli ospiti, a cominciare dal campione dello sci Christian De Ville, che ha avuto il compito di incoronare Sara Zanotelli nuova Miss Trento. Le selezioni continuano in vista della finale di Salso Maggiore. Per tutte il sogno è ripetere il successo della prima Miss Italia trentina, Claudia Andreatti, ora volto della RAI. E ora